Allora, Luca è sostituita da Maurizi, Parpaglioni, Portaro, Lio e Ioio. Giusto? Presente anche. Allora. Buongiorno. Allora, assessore. Buongiorno. Presidente. Buongiorno. Come stai? Tutto bene? Venite. Ma il presidente assiste. È stato invitato, era nell'ordine del giorno. Se non lo conoscevi tu, mettiamo, sono presenti anche. Vittorio Rinaldi. Ah, ci siamo sentiti per telefono. Infatti volevo fare scelta anche a me. C'è anche Rinaldi? Sì, però non mi mantengo più, sono venuto solo a presentarmi. Va bene. Allora, ha fatto l'appello? Intervenuto. Non mi hai visto? No, ci sono solamente... No, no, allora mettiamo... Non mettiamo. No. Partecipa il presidente, buongiorno. Oggi facciamo una commissione raccolta. Una commissione raccolta, ma è importante. Come mai? Allora, gli altri consiglieri arriveranno. La puntualità, noi alle 9 eravamo qui. Lui è peggio di casa, quando c'è il numero siamo giustificati per fidare. Allora, vista l'ora possiamo iniziare con alcune comunicazioni. Volevo ricordare sul fronte della cultura la prossima iniziativa al Museo della Mente, già ne avevamo parlato l'altra volta, su Dino Campana il 25 di ottobre, quindi è opportuno al massimo diffondere questa notizia tra gli amici, visto anche il successo dell'altra volta. Vi ricordate, vi avevo detto che avevamo avuto il tutto esaurito su questa iniziativa dell'assessore Della Porta. Sullo sport è presente qui, ci ha fatto questa sorpresa, non lo sapevo, ma ci siamo sentiti l'altro giorno, il delegato del CONI Lazio, correggimi se sbaglio, Rinaldi, con cui stiamo avviando una collaborazione per tutto quello che si può fare per lo sport nel nostro municipio, tenendo presente che abbiamo il grosso problema al momento della carenza di risorse. Sicuramente nel prossimo periodo saranno comunque attuate quelle iniziative che derivano dai bandi dello scorso anno, questo sullo sport e sulla cultura. Su questo aspetto vi informo che a breve dovrebbero essere chiamati i responsabili delle varie associazioni per la firma del contratto di affidamento. Noi andremo a monitorare l'operato di queste associazioni, sperando di poter poi anche noi incidere sui bandi nuovi. Ovviamente, ripeto ancora una volta, per i bandi nuovi dobbiamo avere delle risorse, delle risorse, quindi speriamo di poterli porre in essere. Prego. Finalmente parlavi delle palestre? No, parlavo dei bandi cultura e sport dello scorso anno, che ancora devono essere realizzati. Mentre invece l'altra volta, ed è nella cartellina, avevamo avuto le relazioni delle analoghe iniziative di sport e di cultura già realizzate l'anno precedente, e le avevamo messe nella cartellina per, sperando di poter utilizzare per meglio convogliare l'attività della Commissione sui bandi prossimi, quelli che devono ancora uscire, speriamo possano uscire in favore sia della cultura che dello sport. Comunque, ecco, in questo quadro stiamo avviando questa collaborazione con Rinaldi. È arrivata
la consigliera Buttarazzi. Buongiorno. E quindi dopo questi nostri colloqui, nelle prossime riunioni relazionerò su quello che, sulle idee che ci vengono, perché ora ci possiamo basare sulle idee, su quello che potremmo fare con la fantasia di ognuno di noi e con l'apporto anche del CONI. Vi ricordavo la scorsa volta che ho conosciuto in occasione della presentazione dell'attività sportiva delle ACLI in Campidoglio anche il presidente del CONI Lazio, Riccardo Viola. Anche con lui inizierà una collaborazione con il nostro municipio per far sì che iniziative sullo sport significative possono interessare tutti i cittadini, insomma. Quindi ringrazio Rinaldi di essere venuto, però diciamo è una presentazione, è in progress, lavoreremo insieme. No, volevo segnare, non è che io sono catapultato qui dal CONI, io sono un cittadino del 19° municipio che ha cominciato a fare attività sportiva nel 19° municipio, sono stato delegato CONI provinciale nella prima amministrazione Lazzara, sono stato delegato CONI provinciale della giunta Miglioni quando era presidente Miglioni, adesso sono stato nominato referente CONI per quanto riguarda la... cioè bene o male sono una sorta di memoria storica dello sport del 19° dell'ex 19° municipio, 14, che comunque dai dati CONI risulta il municipio più carente di impiantistica sportiva di tutto il comune di Roma. Cioè, vi do solo questa prima informazione, poi invece c'è da lavorare su questo settore, su questo piano, che invece è di grossa vitalità per quanto riguarda l'associazionismo sportivo e l'attività delle palestre scolastiche. È un'attività abbastanza importante che bisogna... Infatti ne abbiamo parlato anche la scorsa volta per quanto riguarda l'impegno delle palestre, gli spazi nelle scuole, negli orari extrascolastici. Anche lì poi sta per scadere il bando triennale, anche lì dovremmo iniziare non all'ultimo momento, ovviamente con gli uffici, ma per tempo tutta l'attività per i nuovi affidamenti, per il nuovo bando e quindi l'attribuzione degli spazi nelle scuole. Prima di iniziare, grazie comunque a Rinaldi, però ovviamente no, questo è solo un primo contatto e dovremmo collaborare. Non seguirò tutti i vostri lavori, scusate, ma questa mattina ho approfittato solo per Grazie. Prima di passare agli argomenti clou di questa commissione, vi volevo ricordare anche che questo è venuto il Presidente della Commissione Commercio, quindi in collaborazione con loro, la segnalazione è di un convegno che si terrà il 14 novembre sull'usura. E credo sia molto importante la partecipazione di tutti, perché è un problema purtroppo sentito, che è un problema anche culturale, quindi perciò lo dico, sicuramente riguarda il commercio, e parteciperanno a questo convegno anche l'assessore alle attività produttive Marta Leonori, il procuratore di Roma Franco Ionta, l'onorevole Luciano Violante e altre e varie associazioni, quindi può essere significativo divulgare anche al massimo questo e poi riportare anche in commissione, ognuno per le proprie sensibilità, quello che si può recepire su questo. Il primo punto all'argomento all'ordine del giorno ed è anche per questo ed è significativo, abbiamo la presenza del Presidente, che ringrazio. Forse in questa legislatura è la prima volta che il Presidente partecipa a una commissione per le problematiche relative alla scuola Bellingeri. Il problema amianto, devo solo sottolineare prima di dare la parola al Presidente e all'assessore, che ormai è di casa nella nostra commissione perché viene sempre, e ringrazio anche lei,
che la Commissione da subito ha iniziato a interessarsi doverosamente del problema amianto nelle scuole, del problema della Bellingeri in particolare, come del resto ha fatto l'assessore, come ha fatto la Giunta e il Presidente, perché credo e possiamo sottolineare che abbiamo esercitato ognuno per le proprie competenze tutte le azioni possibili su questo problema dell'amianto nella scuola Bellingeri, ma sull'amianto in tutte le scuole, perché stiamo effettuando quella panoramica doverosa per conoscere esattamente tutte le cose. Del resto il progetto dell'amianto era anche oggetto della proposta, magari dopo ne parleremo, di quelle proposte per quelle sei scuole, e in primis c'era proprio quella della Bellingeri. Abbiamo parlato qui in commissione della possibilità o necessità di incapsulamento per quanto riguarda il pavimento della palestra, quindi diciamo l'attenzione è stata massima da parte di tutti, credo a tutti i livelli. Io darei la parola al Presidente per un aggiornamento su queste problematiche, poi anche all'Assessore. Volevo dire che la Commissione è registrata, tutto anche per favorire la verbalizzazione, ma per una questione di trasparenza, e così come nella conferenza dei capogruppi è stato deciso, però doverosamente vi volevo informare che c'è un registratore e ci sarà sempre per tutte le riunioni di queste e delle altre commissioni. Quindi Presidente, ti ringrazio. Dovere. A me fa piacere, anzi grazie al Presidente Acquafredda, essere presente, e così rinnovo la disponibilità soprattutto su quella che è una delega che ho ottenuto per me, quella allo sport, di fare un lavoro assieme. Insomma, la disponibilità anche mia è massima, e credo che per quelle che sono le altre specificità di questa commissione, quindi la scuola e la cultura, che abbiate lavorato con gli assessori che hanno una delega ad hoc. Insomma, questo è importante e opportuno, anche che si crei un rapporto sano tra il Consiglio, quindi le commissioni, e la Giunta, e quindi gli assessori. Io ho ritenuto opportuno oggi essere qui con l'assessore Scocciolini per informare la Commissione di un ultimo fatto avvenuto rispetto al tema Bellingeri, e per significare anche con la mia presenza l'attenzione che la Giunta sta dando dai primi giorni di luglio, direi già dall'insediamento dei singoli assessori, su questo tema. Come saprete, perdo qualche minuto solo per ricostruire il quadro per arrivare poi agli ultimi episodi. Da subito ho chiesto all'assessore Scocciolini, non appena nominata, di fare un lavoro specifico di verifica sulla situazione delle scuole. Immediatamente l'assessore Scocciolini ha preso contatti con il nostro ufficio tecnico, anche su segnalazione solerte della commissione scuola, e sono venute fuori quelle che sono le criticità delle nostre scuole, sulle quali o è presente certamente l'amianto o si pensava fosse presente l'amianto. Rispetto a questo abbiamo cercato di mettere subito in campo tutte le azioni che potessero risolvere il problema. Il dettaglio di quello che è il periodo più legato all'estate lo trovate nell'interrogazione agli atti del Consiglio, nella risposta all'interrogazione del consigliere Modoni che ha dato l'assessore Scocciolini il 2 settembre, il protocollo 72690, lo lascio solo perché così nella commissione, magari anche per praticità, li avete sempre tutti. E lì abbiamo fotografato quella che è stata la situazione a ridosso dell'estate, l'ufficio tecnico ci ha segnalato la presenza dell'amianto all'interno della scuola, le difficoltà che c'erano state fino a quel momento di intervenire, e una richiesta naturalmente di procedere in affiancamento all'ufficio tecnico, che
20 agosto ha rinnovato la richiesta fondi per la presenza dell'amianto nel pavimento della Stefanelli, al sindaco di Roma, al ragioniere Salvi, al direttore del dipartimento SIMU, all'assessore ai lavori pubblici, con una nota che è la 70452. Con questa nota il 20 agosto anche il direttore dell'ufficio tecnico richiedeva appunto fondi per la rimozione dell'amianto. Noi nel frattempo abbiamo cercato di capire quali potessero essere delle soluzioni nel breve e nel medio termine. La soluzione che abbiamo individuato, sapete tutti, era quella di partecipare con la premura massima su due binari, direi, partecipare con premura massima al bando con i finanziamenti del decreto del fare, e così è stato. Il nostro municipio, lo dico con orgoglio, è il municipio che ha partecipato con il maggior numero di progetti, questo non solo per diciamo le difficoltà che abbiamo note all'interno dei nostri territori, ma anche perché noi abbiamo un numero molto alto di edifici scolastici nel nostro territorio, sono 73, l'avrete detto più volte, per cui l'esigenza di partecipare con 5 proposte fatte, confezionate dal nostro municipio, ufficio tecnico, e una proposta ulteriore, sta lì da anni, quella di Taggia, fatta dal Dipartimento, era la necessità di un territorio come il nostro con 73 scuole nelle condizioni che conosciamo tutti. Nonostante questo, un canale era partecipare al bando del decreto del fare, un altro canale era su segnalazione forte da parte della commissione scuola, così come dei genitori che pressavano non poco, quello di richiedere lo stesso delle risorse per l'incapsulamento del pavimento. E questo è stato fatto il 30 settembre con nota 81951, quindi con questa nota del 30 settembre a firma mia e dell'assessore Scocciolini abbiamo chiesto all'assessore alla scuola Cattoia, al ragioniere generale, di mettere a disposizione del municipio delle risorse per l'incapsulamento, nonostante diciamo avessimo partecipato a un bando. Diciamo, la nostra parte non ha fatto una scelta discrezionale sul tema rispetto all'utilizzo delle risorse in un primo e in un secondo momento, ci siamo attenuti anche a quelle che erano le indicazioni della Commissione, e in più abbiamo individuato anche una possibilità di individuazione, perdonate il gioco di parole, delle risorse nel ribasso d'asta del bando per la manutenzione scolastica. Quindi abbiamo detto all'assessore alla scuola, alla ragioniere generale, individuate le risorse, noi pensiamo che possano essere quelle, mandando la DD diciamo del 2011, scoprendo che erano avanzati circa 59.000 euro da quel vecchio bando, e chiedendo al ragioniere generale di sbloccare questi fondi bloccati da allora. Ho chiesto in più di fare la stessa cosa per dare maggiore forza a una nota politica mandata all'assessore alla scuola, di nuovo all'architetto Adamo, che ha fatto una nota analoga il 2 ottobre, quindi anche l'architetto Adamo ha rinnovato la stessa richiesta il 2 ottobre con nota 82564. Questo diciamo, è stato il passaggio successivo. Da quel momento diciamo, l'unica variazione che c'è stata, e il motivo per il quale vengo oggi, è che è cresciuto nella scuola il tema amianto, la paura, poi diciamo si legano anche dei fattori, come è normale che sia, dei papà e delle mamme preoccupati, non so se dire oltre misura, questo diciamo è un giudizio che si deve consolidare sulla base delle due valutazioni, quella che ha fatto la società privata che ha fatto la rilevazione della presenza dell'amianto e che ha detto che comunque è sotto ai livelli che ci dovrebbero mettere in condizione di chiudere la scuola qualora fossero a un livello più alto, e quella che è la relazione che ha fatto l'ASL. Ma ad ogni modo dei genitori della scuola hanno fatto una segnalazione ai carabinieri, al nucleo antisofisticazione e sanità di Roma, ai NAS, che hanno fatto un sopralluogo il 10 di ottobre, sono andati alla scuola Bellingeri e hanno raccolto i documenti in possesso della scuola, facendo comunque anche loro un sopralluogo di massima, ovviamente non sono dei tecnici, e il giorno 11,
ripeto, questo è il motivo per il quale ritenevo opportuno comunque informarvi. Il giorno 11 NAS sono venuti in municipio e hanno chiesto anche a me, all'assessore Scocciolini, di acquisire tutta la documentazione per vedere che cosa avevamo fatto dal momento in cui si sapeva che c'era l'amianto, insomma. E vi lascerò, diciamo, la nota con la quale, appunto, il verbale delle informazioni che abbiamo rilasciato, con i riferimenti al decreto del fare, i verbali che ho detto, hanno acquisito tutto ciò che poteva essere utile e devo dirvi, insomma, all'Atere, che alla fine di questo appuntamento, di questa visita, comunque hanno fatto i complimenti al municipio per il lavoro che c'era stato, in particolare all'assessore Scocciolini, ma insomma a tutti, alla commissione che era stata presente, all'ufficio tecnico, alla giunta e ovviamente, insomma, cercando di fare quello che dovevano fare, essendo stati chiamati per quello, mettendoci la giusta premura per capire un canale o l'altro che soluzioni avevano, ma insomma questa... Io, scusate, vi devo salutare, ho un incontro in comune con il presidente dei consigli municipali, quindi scusate l'interruzione. Auguri, rappresentaci bene. E quindi questo è quanto, insomma, questo anche per completezza di informazioni, perché è giusto che la commissione scuola del municipio, che tanto su questo ha lavorato, sappia che, diciamo, il passaggio successivo è stato quello. Due binari, vi dicevo, sul binario dell'intervento per l'incapsulamento ad oggi non abbiamo ancora avuto risposta. Io ieri ho parlato di nuovo con l'assessore Cattoi, ho informato ovviamente l'assessore Cattoi, il sindaco, con una nota immediatamente dopo la presenza, la visita, diciamo, dei NAS, e questo subito il giorno successivo. Ad ogni modo, ad oggi sull'incapsulamento non abbiamo avuto una risposta in un senso o in un altro. So che ieri l'assessore Cattoi andava a cercare di capire, nonostante questo è un momento di arrivo e di studio del bilancio dopo la legge di stabilità, questi 600 milioni che sembrano essere arrivati, insomma, credo che il ragioniere sia molto impegnato, ma so per certo che l'assessore Cattoi è andata di persona dal ragioniere generale a capire che seguito poteva avere quella lettera che avevamo fatto allora con la richiesta dello sblocco di quei fondi, sul quale ad oggi non so ancora dirvi, ma insomma, costantemente vi aggiorneremo, lo farà l'assessore Scocciolini. Sull'altro tema invece la notizia, diciamo, non è buona. Questa era la delibera di giunta capitolina con la quale sono state acquisite, poi questa documentazione la fotocopio e la lascio alla commissione, con la quale sono state acquisite ed accolte le nostre proposte per quanto riguardavano i bandi del decreto del fare, ma in regione purtroppo delle 32 proposte che ha presentato Roma Capitale solo 3 sono state accolte e oggi alle 15 verranno pubblicati ufficialmente i risultati. Devo dire che questa cosa crea in tutti i municipi non pochi problemi. Stiamo cercando di capire se le proposte sono state giudicate non ammissibili e quindi se ci sono stati dei problemi nella compilazione, qualora fosse cercheremo di prendere i giusti provvedimenti, o se è stata una scelta di altro tipo, qualora i progetti tutti ammissibili, per chissà che ragioni, lo leggeremo nella pubblicazione, non sono stati accolti. Quindi su 32 proposte solo 3 sono state recepite. Ovviamente appena questa cosa è arrivata c'è stata una sollevazione, come potete ben immaginare, e diciamo il peso corale da parte di tutti di questa osservazione ha fatto sì che questa settimana già il presidente Zingaretti abbia individuato altre risorse per un nuovo bando, che lascio in copia alla commissione anche questo, sempre sull'edilizia scolastica. E l'unica nota che mi permetto di dire, dopo anni pure in regione così come al comune sull'edilizia scolastica, lo sappiamo tutti, lo soffrivamo, perché avere zero sulle risorse della scuola è un dramma per tutti, qualche cosa si sta mettendo, quando si mettono 2 lire, seppur 2 lire, in molti ci si sono fiondati e c'è bisogno di una regia. Questa regia l'abbiamo richiesta, io la prossima settimana ho un incontro con tutti i presidenti del municipio per questo nuovo bando che scade il 9 di novembre, le domande vanno presentate entro il 9 di novembre, riguarda di nuovo i comuni del Lazio e i municipi di Roma.
diciamo, su questo c'è un orientamento forte fatto il sindaco Marino, il presidente Zingaretti, in questa fase di premiare i municipi di Roma. Io in questo senso, diciamo, credo di aver riassunto tutto rispetto alle due questioni, poi l'assessore Scorciolini ha anche altre questioni che voleva affrontare con voi, però credo che da una parte dobbiamo continuare a vigilare la questione dell'incapsulamento e come si chiude sta partita, dall'altra io riparteciperei assolutamente al nuovo bando di nuovo con Bellingeri, la commissione è sovrana anche per dare indicazioni rispetto alle altre 4 o 5 situazioni, le altre 4 nostre e la quinta quella del dipartimento, oppure in tempi congrui dare indicazioni diverse per far sì che possiamo chiedere all'ufficio tecnico di predisporre eventuali nuove proposte per questo nuovo bando. Io credo, insomma, comunque avendo individuato un mese fa quelle priorità legate da una parte all'amianto, dall'altra alle situazioni delle impalcature grottesche come Assarotti, Mazzatinti, la Lambruschini, insomma, penso ancora oggi che quelle siano le priorità. Il bando regionale è da 63 milioni di euro su 3 anni, quindi dovrebbero essere 21 milioni di euro per anno, questi 21 milioni di euro dovrebbero essere per Roma e per il Lazio, in questa occasione fortemente premiata dovrebbe essere Roma rispetto ai comuni del Lazio che invece sul decreto del fare sono andati alla grande, direi, per loro, e quelle proposte approvate in giunta capitolina ammontavano a circa 20 milioni 800 mila euro. Non credo, diciamo, che possano necessariamente passare tutte, però delle nostre proposte, qualora, diciamo, rinnovassimo quelle, ho fiducia se confezionate bene, questo lo vediamo a partire dai vecchi bandi, lo sottolineo due volte, che, diciamo, ci siano delle condizioni in questo frangente per fare un risultato. Tutto qua. Poi tutte queste cose io, se volete, le lascio in copia. Sì, le mettiamo o le alleghiamo ufficialmente, o le mettiamo comunque a disposizione di tutti. Perfetto. Insomma, forse è il caso di allegarle perché abbiamo il panorama di tutte le questioni molto delicate, soprattutto quella della mia da sopra, così avete tutto. L'ultimo, parlavi del programma straordinario per il recupero e la messa in sicurezza, quello di 67 milioni sì. e mezzo, ok, che è al punto fatto all'ordine del giorno, quindi diciamo il presidente ha fatto un po' il panorama su tutte le questioni relative alla scuola, manca soltanto, non hai fatto cenno, perché il secondo punto all'ordine del giorno, ne parleremo anche con l'assessore, del trasporto scolastico. Su questo, come sugli altri temi, vi volevo dire che ho avuto occasione la scorsa settimana di parlare con il presidente della commissione scuola di Roma Capitale, Valeria Baglio, a cui ho un po' fatto il panorama di tutte le nostre criticità, in particolare per quanto riguarda il trasporto scolastico. Dopo lo affronteremo meglio con delle novità su questo aspetto, però ho chiesto al Presidente Baglio intanto di interessarsi proprio nello specifico alle nostre problematiche, oltre a quello che noi stiamo facendo, tutta l'azione sta facendo l'assessore per risolvere queste problematiche, però ho invitato il Presidente della Commissione Baglio in commissione da noi. C'è la massima disponibilità, quindi sarà la prima visita o la seconda forse del Presidente a una commissione tra tutti i municipi. Credo si possa calendarizzare non il prossimo mercoledì, ma quello dopo ancora. Sono in contatto con la segreteria e credo sia un'opportunità per tutti noi per sottolineare quelle che sono le criticità residue, il panorama sulla scuola del nostro municipio e avere iniziare un'interlocuzione diretta, quindi mi sembra opportuno avere questo
questo filo con Roma Capitale, quindi in quell'occasione potremmo fare ovviamente tutte le domande del caso, anzi se qualche cosa può essere anticipato, qualche cosa di particolare che prima della riunione possiamo comunque trasmettere al Presidente, in maniera tale che su qualche argomento specifico oltre quelli generali ci possa dare già delle risposte. Per quanto riguarda il trasporto scolastico, ripeto, ho fatto la fotografia al Presidente. Per quanto riguarda più che altro la parte burocratica, poi ci sono delle altre situazioni di cui parleremo dopo. La parte burocratica, cioè vuol dire le domande presentate in ritardo, il diniego dell'Agenzia della Mobilità ad accogliere queste domande, insomma, quindi si stanno interessando. Io sono in attesa di una telefonata dalla segreteria dell'Abbaglio e quindi aggiornerò primis l'assessore e poi la commissione su quello che mi dirà, insomma. Però il municipio sta portando avanti tutti i passi necessari per risolvere quei problemi. Ho anticipato un pochino, ho introdotto l'argomento del trasporto scolastico, ma la notizia è questa interlocuzione, credo opportuna, molto positiva con l'Abbaglio. Io ho visto, hai fatto notare che era la prima volta che venivo, insomma, vi faccio gli auguri di buon lavoro. Sapete quanto tengo a Gabriella, insieme abbiamo fatto 5 anni di consiglio e gli altri lo sanno perché siamo compagni di partito, gli altri lo sanno ugualmente. Il tema della scuola, della cultura è uno di quelli che ha sempre catturato di più l'attenzione, la premura, quindi buon lavoro, mi raccomando, per quello che fate. Insomma, avete quei due assessori come scocciolini della porta, insomma, disposizione anche troppo, penso l'assessore della porta, però insomma, spero che davvero si possa creare finalmente un buon lavoro e poi anche questo per chi presiede autorevolmente la commissione come le altre, poi per qualsiasi cosa io starò ancora con voi quando parlate degli altri temi del trasporto e tutto, c'è una risposta a ogni cosa. Va bene, Daniela, se... Dunque, io ho poco da aggiungere rispetto alla relazione molto puntuale, ampia, chiarissima che ha fatto il Presidente di questa questione, che effettivamente dopo le ultime notizie, quelle cioè che non siamo rientrati nei finanziamenti del decreto del fare, è diventata veramente una questione abbastanza dolorosa. Speriamo quindi di poterne uscire. In ogni modo, perché la tutela della salute è il primo, l'abbiamo detto più volte, del primo dei diritti che vorremmo salvaguardare, vorremmo tutelare. Dunque, adesso siamo di fronte a un bivio, e l'ha detto già il Presidente, se sostenere l'intervento temporaneo con l'incapsulamento o puntare esclusivamente sulla bonifica integrale, ricorrendo a quei fondi di cui appunto ha parlato il Presidente, quei fondi che Zingaretti, rendendosi conto che Roma Capitale era stata in qualche modo messa un pochino a margine rispetto alle province, appunto sta mettendo a disposizione per l'edilizia scolastica. Questa incertezza, se continuare sui due binari, nasce anche dal documento stesso della ASL, che è stato rilasciato dopo tutte le analisi effettuate sul pavimento e sull'aria di movimento nelle aule della Bellingeri. Sostanzialmente questo documento dell'ASL ci dice che si deve procedere in tempi brevi, elaborando un cronogramma che l'ASL stessa vorrebbe visionare. E la possibilità di quantificare questi tempi brevi non ce l'abbiamo, e quindi nel timore che poi la bonifica integrale subisca degli stop, il primo l'abbiamo già visto, e quindi insomma, in qualche modo siamo diventati ancora più cauti sulla possibilità che questi fondi di bonifica integrale vengano messi a disposizione con le migliori intenzioni di tutti, da Marino a Zingaretti e così via. Adesso stiamo valutando appunto se è proprio indispensabile procedere su questa linea
della messa in sicurezza temporanea della scuola. Speriamo dunque che in questo senso quei fondi dei quali stiamo aspettando notizia derivante dal ribasso d'asta, insomma, ci venga detto qualcosa. La mia opinione, la mia convinzione è che va praticata anche questa linea della bonifica temporanea e provvisoria. E questo riflettendo anche, pensando anche bene al fatto che questo sicuramente comporta dei costi superiori rispetto a quella che sarebbe stata la semplice, diciamo semplice, bonifica integrale. Mi sembra che questa, come dire, maggiore impegno del denaro pubblico sia giustificato rispetto al motivo della salute. Ci sarebbe anche forse, adesso stiamo verificando, una possibilità alternativa rispetto all'incapsulamento che ci potrebbe essere suggerita da quella famosissima ASL di Civita Castellana che è leader nella battaglia contro l'amianto. Questa ASL ha una banca dati di tutto l'amianto, di tutte le scuole che si sono iscritte dentro questa banca dati. La cosa incredibile è che la Bellingeri non c'era, per esempio, in questa banca dati, perché iscriversi in questa banca dati significa avere diritto, certamente nel tempo, con una calendarizzazione, all'analisi gratuita e a tutta una serie di cose. Ho contattato l'ufficio tecnico, nella persona dell'architetto Ciccalotti, l'altra mattina ha contattato proprio questa ASL di Civita Castellana. E si è sentita rispondere per le vie brevi che insomma è inutile che vengano a ripetere l'analisi perché è stata fatta già correttamente dalla Umana Ambiente, piuttosto invece pare abbia prospettato una possibile alternativa all'incapsulamento che sarebbe costoso. Io adesso mi riservo di contattare la Civita Castellana, farmi dare per iscritto questa cosa, perché insomma non ci accontentiamo del semplice parere verbale, dopodiché tenendo sempre sotto controllo la questione dei fondi per l'incapsulamento, insomma navighiamo a vista giorno per giorno per poter fare qualcosa in attesa della bonifica integrale. Questo è quanto rispetto al caso Bellingeri. Inutile dirvi che naturalmente tutte le volte che c'è qualche piccolo passo in avanti o indietro, purtroppo come in questo caso, i genitori, la dirigente scolastica viene immediatamente informata da me e pubblica sul sito della scuola quelle che sono le novità. Questo non è che, come dire, risolve il problema, ma quantomeno tiene le persone informate, perché mi pare che sia un loro diritto. Questo è il caso che, come dire, ha avuto un esito, perlomeno da questa prima cosa, non propriamente secondo le nostre aspettative. Invece c'è un'altra scuola, sempre con l'amianto, tra virgolette, che ha dimostrato di non avere l'amianto. Sto parlando della scuola dell'infanzia Bianchi Leonardo, di via Leonardo Bianchi. Intorno a questa scuola non è che ci sia un piccolo punto, un giallo, non vorrei dirlo in questi termini, però da una relazione del 2004 risultava che il pavimento di quella scuola, all'incirca sui 500 metri quadrati, quindi una dimensione che è un ottavo di quella della Bellingeri, risultava che questo pavimento fosse composto di amianto. E quindi per questo era sotto l'attenzione dell'ufficio tecnico. Una volta appreso che c'erano stati messi a disposizione da un intervento per il quale noi possiamo dire di essere, come dire, riconoscenti, ecco, c'erano stati messi a disposizione. No, era sempre a seguito di questa che facciamo. È una richiesta nostra che ci ha messo a disposizione tra i fondi per la messa in sicurezza delle scuole paritarie, avevano reperito 9.700 euro che coprivano perfettamente i costi dell'operazione di incapsulamento. Però naturalmente prima vanno ripetute le analisi, va controllato il livello, eccetera, eccetera. Bene, queste analisi sono state fatte e hanno dimostrato che sì,
i cassoni sono fatti di eternit, c'è pure scritto, e si sa che lì c'è l'amianto, ma i cassoni sono inaccessibili, nessuno ci, sale sul sottotetto, eccetera. Ma i pavimenti di linoleum non contengono amianto, si sono semplicemente sollevati in seguito a infiltrazioni d'acqua nel massetto sottostante il linoleum, e quindi hanno prodotto un'altra minaccia alla sicurezza, ma di altro genere rispetto a quella dell'amianto, nel senso la minaccia dell'inciampo. I bambini e personale con questi grossi bolloni di linoleum sollevato inciampano, e quindi sono stati, le aule sono state sgomberate. Quindi adesso l'ufficio tecnico dovrà prevedere che tipo di intervento per rimuovere le bolle. Non so se sta pensando a una sostituzione integrale del linoleum, oppure a una rasatura delle bolle e una vetrificazione tipo quella che si sarebbe fatta per l'amianto. I costi sono ovviamente leggermente inferiori, pare così a una prima contatto, mi hanno detto così, anche perché non ci sono le analisi successive all'intervento che si debbono obbligatoriamente fare dopo la bonifica. Un materiale bonificato deve essere poi di nuovo sottoposto a un'analisi delle fibre aerodisperse nell'ambiente, quindi quella seconda analisi ce la siamo risparmiata. Questo è quanto sulla situazione amianto. E, se volete farmi domande sono a vostra disposizione. Se, sul trasporto, verso gli chiedevi, no? Sì, sul trasporto ne vogliamo parlare ora, già così facciamo tutto il quadro, allora sì, parliamo, certo, del trasporto. Allora, il trasporto, grazie. Dunque, non abbiamo avuto una tabella molto chiara da parte della dottoressa Ciocca, e questo ci ha, come dire, reso cauti nel valutare se dare una direttiva di ripresa in considerazione delle domande arrivate in ritardo. Abbiamo dato l'incarico alla dottoressa Ciocca di effettuare con maggiore attenzione e leggibilità queste tabelle, perché noi possiamo quindi dare una direttiva più consapevole e più fondata sui fatti. Ma in linea di massima la direttiva è quella di cercare di riprendere, senza costi per l'amministrazione aggiuntivi, di riprendere tutte quelle domande che possono essere soddisfatte, perché sulla linea e su quei mezzi di trasporto ci sono dei posti liberi. Il che significa, quindi senza costi, senza nuove linee, sì. anzi se saranno accolte queste domande è un'operazione economica in favore dell'amministrazione, certo, tra l'altro, direi, oltre che di razionalità e razionalizzazione del tutto. Scusa. I calcoli di queste domande arrivate in ritardo pare sia arrivato intorno a 190, no? Sì. No, giorno. Allora, noi avevamo avuto l'altra volta il quadro, sempre dalla dottoressa Ciocca, e vi avevo relazionato su 166 domande, tra l'altro il giorno dopo mi ha chiamato, ne era stata proposta un'altra, quindi alla fine erano 167. E avevamo monitorato anche in linea di massima le motivazioni delle domande, cioè, alcune erano state proposte in ritardo per carenza di informativa della scuola, tra l'altro c'era una sola scuola che aveva 23 domande fuori termini, quindi uno può presumere che sia stata una carenza di informazione. Altro, c'erano delle situazioni di incuria da parte delle famiglie che comunque l'hanno presentata fregandosene dei termini. Una terza motivazione era stata quello che mentre in passato vi era un automatismo non era necessario reiterare la domanda se l'anno precedente il bambino aveva avuto il trasporto scolastico, la normativa è cambiata, bisogna presentarlo di volta in volta, e quindi molti quel presupposto della non necessità non l'avevano proprio presentato. Oltre a questo si sono, e a queste 167 domande di 10 giorni fa, evidentemente
altre famiglie hanno proposto negli ultimi giorni, perché da 167 che erano siamo arrivati a 190 e qualcosa, quindi la situazione vuol dire si sta aggravando, perché vuol dire che ci sono, però opportunamente come diceva l'assessore, si sta cercando di capire linea per linea, perché potrebbe benissimo essere, l'avevamo detto l'altra volta, che c'è un pulmino che viaggia vuoto. Però sì, magari per quella linea non ci sono domande, come non ci sarebbero domande inevase. Quindi dicevo, risultati addirittura 343 posti disponibili, un po' perplessi di fronte questi calcoli che non erano stati fatti. Però appunto è opportuno sapere linea per linea, perché noi diciamo da una parte ci sono 340 posti, dall'altra 190, e uno dice abbiamo risolto la questione, non così, però non è così, perché bisogna avere la proporzione sulle linee. E quindi appunto nella prossima seduta di giunta, con i dati corretti, formuleremo questa direttiva con la raccomandazione che al momento opportuno vengano date informazioni chiare, tempestive, reiterate alle famiglie, magari apponendo anche dei cartelli sui mezzi di trasporto in modo che li possano leggere, li possano vedere chiaramente, e poi con appunto lo stop è dato molto chiaramente alle domande fuori termine, anche perché insomma è un po' un malcostume che non giova a nessuno. Questo è quanto su queste tematiche. Un giro di tavolo, se avete qualche. Volevo sapere, io in caso la dottoressa Ciocca, che cosa ne pensa, non so se ne avete parlato anche con gli uffici, invece come avevamo detto già nelle commissioni precedenti, di diciamo riacquisire la competenza sulla gestione del trasporto scolastico all'interno del municipio, perché pare che molti di questi problemi siano sorti dal fatto che è stato istituito questo ufficio centrale della mobilità e che quindi le domande, anche i problemi che abbiamo avuto nei primi giorni di scuola sui ritardi, della definizione delle linee eccetera, se gli uffici che tipo di feedback insomma hanno dato a questa nostra proposta di valutarla eventualmente per l'anno scolastico successivo. Io penso che questa faccia parte di una serie, di un'istanza di decentramento rispetto a una centralizzazione, è stata fatta per motivi di spesa. Per esempio c'è anche l'altra istanza di cui mi sono fatta io carico, perché mi convince, quella di distribuire i fondi della manutenzione alle diverse scuole, quindi fa parte di questa operazione. Adesso credo che sarà opportuno valutarla con la giunta. Se fare questa istanza al comune di ritornare a forme di valorizzazione dell'autonomia dei giovani. Certamente secondo me questo semplificherebbe abbastanza la questione. Adesso per quanto riguarda il trasporto forse ci vorrebbero dati tecnici più per poter fare questa affermazione. Io sono convinta invece che l'assegnazione alle scuole di un piccolo fondo di manutenzione sarebbe veramente provvidenziale. Discuteremo. Scusami se t'ho interrotta, l'avrete visto sicuramente con la dottoressa Ciocca. Ad ogni modo, rispetto alla scelta diciamo fatta l'anno scorso del centramento della gestione del trasporto scolastico, noi comunque sul numero complessivo di linee non perdiamo vetture, abbiamo 46 linee, l'anno scorso erano 45, quindi più o meno le stesse nonostante le domande fuori termine, però questo diciamo va in linea, esatto, 44 e 46, va in linea con la crescita demografica soprattutto nell'area della periferia, questa è poi la zona sulla quale ci sono naturalmente maggiori difficoltà. Però su questo tema, come quello della manutenzione scolastica, in un tavolo cittadino con gli assessori alla scuola e viceversa col sindaco, è una partita che riguarda il decentramento e che necessariamente deve essere affrontata così. Se può essere un segnale positivo, qualora interpretassimo il decentramento in un modo positivo, sicuramente sì, per tutti, dopo le difficoltà che hanno avuto, diciamo la scelta che ha fatto l'Agenzia per la mobilità, che ha dovuto fare l'Agenzia della mobilità, è stato quello poi di chiedere
come resa delle armi ai municipi di rifare quello che avevano fatto da 20 anni a questa parte sul trasporto scolastico, quindi le linee sono quelle. Da noi la signora Natalini ha rifatto quello che faceva allora. Purtroppo la scelta peregrina è stata a monte, fatta l'anno passato, di accentrare per ragioni di costi sull'agenzia della mobilità, che non era in grado di fare quello che appunto si fa sul territorio. È una nota piccola, ma davvero chi poi lavora anche agli uffici del trasporto scolastico va con la propria macchina a vedere dove sale il bambino. Allora magari anche in questa operazione di incastro dei dati, 343, 191, riuscire a mettere il massimo magari può significare prenderlo nella piazzetta più su, magari un quarto d'ora dopo, e queste cose le fa chi sta di fatto sul territorio quotidianamente. Noi cercheremo di fare il massimo per dare di 160 posti sui quali si potevano sistemare i ragazzini, appunto senza chiedere altre linee e senza fare doppi giri. Sarebbero rimasti fuori 30, noi volevamo vedere dei conti un pochino più precisi. Quindi ecco uno stato di avanzamento, uno spiccato stato di avanzamento su questo, e quindi speriamo già dalla prossima riunione di poter avere, perché è ovvio il quadro deve essere più preciso possibile per individuare le soluzioni. Per quello che ha sollevato la consigliera Iorio, può essere sicuramente un oggetto di quando verrà il presidente della commissione scuola, perché lì si tratta, non è un problema che riguarda solo il municipio, ma riguarda tutti i municipi, e quindi questo decentramento su questa materia, e quindi potremmo dal vivo parlare con lei palesando tutte queste situazioni, perché è ovvio che si è andati a una soluzione diversa per quei problemi di costo e razionalizzazione dei costi, però se questi devono ricadere sui cittadini con questo disagio che abbiamo visto. Fortunatamente nelle prime riunioni c'era il problema del trasporto, disabili, non arrivavano i pulmini eccetera, e attraverso l'azione dell'assessorato, degli uffici, siamo riusciti in poco tempo, insomma, perché tutte le lamentele che avevamo, ognuno di noi aveva ricevuto nei primi giorni, non come d'incanto perché c'è stato un lavoro forte, però si sono risolte. Questo che è stato determinato c'ha molto di burocrazia, anche se è una burocrazia che ha una sua origine necessità di razionalizzazione dei costi, quindi ecco, una delle prime cose potremmo dire, ma in prospettiva per il prossimo anno, e l'altra volta in commissione abbiamo detto per il prossimo anno, a prescindere da tutte le valutazioni o le soluzioni che potremmo avere, dobbiamo anche noi come commissione, come uffici, dare il massimo della comunicazione possibile, perché probabilmente se questa ci fosse stata, a parte chi decide, l'agenzia, il municipio o altro, probabilmente invece di 190 domande come sono ora ne avremmo avute 3 o 4, che quelli che la pongono fuori termine per incuria, non per altre motivazioni. Quindi se scadrà anche quest'anno ad aprile, mi pare che era il termine ultimo per proporre la domanda, noi già da gennaio-febbraio dovremmo essere in grado di dare tutte le informazioni possibili, perché al di là di come potremmo gestire la cosa quest'anno e i miglioramenti dal punto di vista amministrativo e pratico che si potranno avere, se noi almeno questo problema lo eliminiamo alla radice con un'informativa precisa, studiamo il modo, sia le scuole devono fare la loro parte, sia anche gli uffici e noi come commissione di indirizzo su queste cose, riusciremo a risolvere il problema. Solo una precisazione in ordine all'esigenza di decentramento dei servizi come soluzione al problema, perché riguarderebbe l'attività di un organismo di prossimità anche al problema stesso, quindi una maggiore conoscenza delle diverse esigenze. Abbiamo approvato nel mese scorso, se non ricordo male, un provvedimento con il quale si sollecitava l'indirizzo della Giunta del Presidente a promuovere presso l'amministrazione capitolina l'avvio di un processo legislativo per il riconoscimento di Roma Capitale con l'autonomia dei
dei municipi e la figura dei comuni metropolitani e delle aree municipali. In quest'ottica è un rafforzativo di quella iniziativa tesa a raggiungere poi il disegno di legge, un provvedimento legislativo conclusivo sull'autonomia territoriale dei municipi. Quindi in questo senso questa richiesta della Commissione venga recepita dal Presidente della Giunta come appunto ulteriore argomento, arco, conferenza al proprio arco. Bene. Altri interventi? Diciamo, quindi ora stiamo esaminando i tre primi punti all'ordine del giorno, cioè Bellingeri, il trasporto scolastico e anche il programma straordinario per il recupero. Su questo, ecco, ci sono dei tempi tecnici ovviamente che dovranno essere rispettati, mi pare 30 giorni dalla pubblicazione nel bollettino, ma su questo ci sta, ne ha già relazionato l'assessore, dovremmo cercare, sperando questa volta, di cogliere l'obiettivo di far rientrare le nostre scuole nel progetto. I tre progetti che sono entrati in graduatoria sono chiaramente della provincia, da quella volta gli altri, la stragrande maggioranza sono delle altre province del Lazio. Ora, quando avremo l'ufficialità su questa cosa, una ex secondo, dovrebbe essere la Montessori, però vado così. Sì, attuale secondo, ex terzo, poi c'è quella con un nome strano, ex quindicesimo. La Caproni. Sì, questa qui, in via Tiburzi, la Caproni, e la terza non la ricordo proprio. È quella in zona Corso Trieste, da quelle parti? No, credo che quella Corso Trieste è il secondo municipio. Sì. Allora, era quella. E quella è la... E poi ce n'è una del primo che non sappiamo però. Che sia una del primo. Lo sapremo oggi. Vado in modo, oggi escono i risultati ufficiali e lì soprattutto quella che è la parte che riguarda pure noi, perché poi il nostro hanno messo non ammissibile. Non lo sappiamo. Il nostro, noi, questa è la delibera di giunta, poi adesso ripeto, faccio tutte le fotocopie, le vedete. Sapere se i nostri sono stati non ammissibili. Lo sapremo oggi, perché se fossero non ammissibili vorrebbe dire che non sono stati fatti bene, e questo sarebbe. Anche perché se 9 scatole altro questo vorrei quello da amianto. Ma è stata promessa un'assistenza da parte. Abbiamo chiesto proprio su amianto. Di Roma, loro dicono che hanno tutto bene, adesso vediamo, oggi escono i risultati, però non abbiamo detto i soldi da fuori, anche perché i progetti che sono passati potevano contare su società di consulenza esterna, sullo stesso dipartimento. No, quello che però dicevo prima, che è importante, insomma, se rispetto al bando nuovo rinnoviamo le 5 scelte o le 6 contagia, che è una questione che sta lì da anni del dipartimento, per il bando del 9 novembre, insomma, questo naturalmente vi direi di sì, però voi potete dire guardate, sopraggiunta, se non sono sopraggiunte emergenze confermiamo quello, sì, credo che vada bene, no? Non mi risulta che ci siano altre emergenze all'interno di quelle che giustificano il cambio. C'è la taggia che aveva già un importo molto oneroso, c'è sempre quel problema lì di 100.000 che si spendono male, è come la Cerboni, c'erano quei soldi che si spendono male. Certo, sì, è legato al verbale. Sì, sì, io vi faccio una fotocopia. Il decreto tutti... a che fare era più specifico sull'amianto, magari questo è più, non lo so, generale, sì, può avere l'amianto, ma tuttavia le tre scuole non sapevano. Questo è il nuovo bando. Questo è il nuovo bando, adesso lo vedete tutti, così lo studiate pure quello che può servire. Aspetta, stavo vedendo.
Quella è la delibera di giunta con la quale di fatto le proposte al decreto del fare non le hanno fatte i municipi. L'ente che presenta il bando è Roma Capitale e con quella delibera di giunta Roma Capitale ha recepito tutte le proposte dei municipi e il nostro, come vedete, è quello con maggior numero di proposte. Io su questo, se volete, spendo un altro minuto solo per dire questo. Io sto cercando di far passare nel tavolo con gli altri presidenti di municipio un concetto che è, a mio parere, l'eguaglianza o l'equità, come dicevamo ieri, che non può essere il principio per il quale a tutti i municipi diamo a tutti le stesse risorse, perché naturalmente, a parte un giudizio sullo stato degli edifici, e non voglio dire che le scuole, per fare il ragazzo di periferia, ma le scuole del primo municipio stanno comunque tutte meglio, anche la loro peggiore della nostra migliore. È il numero il fattore discrezionale, quindi dovrebbe passare un principio per il quale Tor Bella Monaca, il municipio di Scipioni, ha 121 scuole, stanno sicuramente in condizioni simili alle nostre, forse ha più diritto di noi di avere 200.000 euro di più, ma viceversa noi rispetto al secondo e terzo municipio, Trieste, Parioli, Vinciano, accorpati con 21 scuole in meno rispetto a noi, con 52 edifici, forse noi abbiamo diritto a qualcosa di più. Questo è il lavoro che sta cercando di fare. La cosa che andrebbe detta è pure quella che i municipi di nuova urbanizzazione hanno più necessità, perché alcune scuole si possono anche usare parzialmente, cioè certo. Dove puoi giocare sugli spazi liberi, dicevo, se una classe si ammalora, dice, ma non la usi da noi, siamo costretti a usare tutti gli spazi. Anzi, perché noi siamo sottoterra, perché c'è nuova utenza, per cui questa ti obbliga in qualche una modo sensibilizzazione maggiore, una sensibilizzazione maggiore sui nostri. Allora io faccio le fotocopie di tutto questo e poi lo benissimo, così alleghiamo. Se la presenza tutto. Qui non è più necessaria. Sì, no, su questi tre argomenti, se non ci sono altre domande. Per la decisione finale aspettiamo la prossima commissione. Martedì noi faremo in giunta questa direttiva con il quadro che vi vogliamo dare, cioè di quante persone effettivamente entrano per linea. Ok. Credo sia opportuno, così abbiamo la fotografia di tutto. Grazie. Perché c'era il presidente, me lo mandate via. Ma lui va via perché vabbè, Valerio, faremo a meno di te, vediamo se ci riusciamo. Va bene. Allora, ringrazio. Invitatemi per lo sport. Speriamo di avere argomenti per cui invitarti. Va bene. Va bene, grazie al presidente, grazie all'assessore Scocciolini. Arrivare loro al verbale? Entra Migliori solo come bravo. Sì, è fatto. No, perché su quella ho corretto che alla fine non mi ha messo per un trato e poi avevo parlato di cose. Sì. No, tu analizza. Allora scusate, per quanto riguarda l'ultimo argomento all'ordine del giorno. La convenzione. Sì. Vediamo. Allora scusate, per quanto riguarda l'ultimo argomento all'ordine del giorno, avevamo posto, è quello del daily training e la possibile convenzione. Volevo soltanto darvi qualche spunto, dovendo aggiornare alla prossima commissione per mettere qualche ulteriore casella, e ora vi dico come si potrebbe articolare. Ma che sei la ricreazione? Dopo questa è una commissione che lavora senza soste. Come? Sì, ma l'abbiamo verbalizzato, vi manderemo anche. Come è andata la rassegna? Come siamo? Ora ti dico, manderemo al consigliere Miglioni la dispersione scolastica, visto che è arrivato in ritardo, manderemo anche a lui l'avviso. Non so se vi sono arrivate queste, ma mi sono arrivate due note della sua Cecina Donati, evasione scolastica, Lunna Lilovic Melissa. È stato inviato alla Polizia Municipale, al Comune di Roma, all'attenzione del
del consigliere, non so se è nata il 25 aprile, quindi so, è arrivata a tutti, insomma, però non so che seguito noi possiamo avere su questo. Dispersione scolastica, indicazione di un nominativo di una bambina in questo caso che non frequenta più. Hanno fatto bene a metterci l'obbligo di comunicazione. Allora, per quanto riguarda, diciamo brevemente, perché ci aggiorniamo su questo punto che è abbastanza delicato. Gabriella, così se senti, diciamo, per quanto riguarda la, appunto, il daily training. Abbiamo sentito, anche grazie al consigliere Modoni, devo dire che che è andato al daily training e ha parlato anche con il gestore. Io l'avevo fatto in precedenza e magari la prossima volta lo potremmo anche convocare qui per se ci fosse qualche altro, perché mi pare che poi alla fine è stato questo l'ostacolo principale per non aver ancora messo in campo il disciplinare la convenzione. La proposta potrebbero essere queste, ve le dico soltanto, poi ognuno di voi ci pensi e ci aggiorniamo. Le attività potrebbero avere un impegno pari al 20% della potenzialità della struttura. Vi ricordate quello che dice l'accordo che era stato a suo tempo sottoscritto? Il monte ore settimanali distribuito nei giorni dal lunedì al venerdì, quindi escluso in questo caso per questa prima parte il sabato e la domenica, però tenuto conto che l'impegno appunto è solo di 5 giorni, non di 7, il monte ore stesso potrebbe essere determinato nella misura maggiore di 4 ore giornaliere. Con possibilità di allocare queste 4 ore in particolare in favore delle scuole, e tenete presente che pare che alcune scuole abbiano già richiesto al Daily Training di poter usare queste infrastrutture. Quindi con istruttori qualificati messi a disposizione del daily training, quindi senza costi per l'amministrazione. Su questo tema, ed è anche per questo che ne parleremo con più cognizione di causa la prossima volta, dobbiamo capire esattamente, sentendo i dirigenti scolastici delle scuole, se questo è effettivamente un qualcosa di risolutivo e di appetibile per le scuole, perché un conto è se poi ci troviamo che una scuola magari impegna 3 ore, 4 ore una volta sola nell'arco della settimana, noi ai cittadini daremo poco, noi dobbiamo far sì che queste 4 ore siano effettivamente impegnate in favore dei cittadini, anche se tramite le scuole. Questo potrà essere frutto di delle indicazioni precise delle scuole che ci diranno sì, noi abbiamo effettivamente questa necessità e impegneremo in queste 4 ore il centro con i nostri studenti, che ripeto, non vorrei che fosse una dichiarazione di intenti, abbiamo 4 ore, poi le scuole non ne approfittano tra virgolette e noi non facciamo nessun servizio per i cittadini, che è l'obiettivo che credo comunemente abbiamo. La proposta del gestore era anche, diciamo, fuori da quelle che sono le linee della convenzione, cioè offrirebbe 100 definite gratuità all'anno per la frequentazione di tutti, quindi oltre le 4 ore, di tutti gli altri costi, diciamo grosso modo la possibilità di, per esempio, il corso Premaman che sarà istituito a breve, il corso del judo, la possibilità di tutti i corsi con una gestione incrociata, quindi non potremmo dire abbiamo 100 gratuità, andranno tutte per esempio il corso di judo, perché ovviamente deve avere anche lui gli spazi, però spalmati su tutti i corsi potremmo avere 100 cittadini
che hanno questa possibilità di frequentare gratuitamente i corsi. Ovviamente in questo caso i 100 cittadini dovranno essere scelti tra, individuati tra le fasce deboli, che sono quelle che noi dobbiamo tutelare, quindi disagiati economicamente, diversamente abili, segnalati dal servizio sociale, che nel caso, perché tutto quello che faremo poi dovremmo darlo agli uffici per il confezionamento del disciplinare con tutte le regole perfette, sperando che con delle linee guida che noi assumeremo la prossima volta, spero, o comunque presto, al più presto possano andare a redigere questo disciplinare e finalmente dare queste possibilità ai cittadini fin dai prossimi, non dico giorni, ma a me, ma io direi anche prima, insomma, se la cosa si può fare. Non è finita qui. C'è una, questo ve lo dico, non sarà messo nel disciplinare, vediamo come gestirlo. A fronte di queste 100 gratuità che sono fuori dalle linee della convenzione, il gestore ci chiede ai fini dell'esatta individuazione del centro sportivo, che è un po' decentrato, molte persone magari passano nelle vie vicine, non sanno neanche che esiste questo centro, la possibilità di apporre delle segnaletiche per l'individuazione appunto del centro, le frecce segnalatrici. Ne ha chiesto un certo numero, ora vediamo come fare. Io ho sentito, allora queste frecce sarebbero allocate dal gestore stesso con costi di realizzazione a proprio carico. Quello che lui chiede è in sostanza di non pagare eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, di concessione, eccetera. Ora questo ovviamente l'abbiamo già fatto per due cose, per San Filippo e per quello che sta a Santa Maria, l'Antea, sì. Che l'abbiamo fatto noi, abbiamo fatto la convenzione col municipio, c'è stato già in precedente, allora, con loro l'abbiamo fatto. Perfetto, allora su questo argomento io ho interessato l'assessore Vannini. Mi darà una risposta, se è stato fatto per altri credo si possa fare anche per questo. Potete andare a ritrovare una cosa, passo in giunta e questo credo sia opportuno comunque per fare individuare un centro e ovviamente per lui è un modo di promuoversi al di là delle gratuità e delle cose su tutti i cittadini per arricchire di cittadini che comunque fruiscono a pagamento del centro. La valutazione dello spazio. Resterebbe ovviamente la possibilità di avere 12 giornate l'anno nel centro per la realizzazione di eventi sportivi, che quindi soprattutto in questo momento di carenza di risorse, avere uno spazio ci potrà permettere di realizzare, come è stato fatto in passato credo su altri centri, delle iniziative. Quindi 12 giorni non sono pochi, potremmo pensare, per esempio potrebbe essere un torneo di basket, un torneo di qualche cosa diretto ai cittadini del municipio. Ovviamente questi 12 giorni sono gratuiti per l'amministrazione, salvo gli oneri accessori eccetera, ma questo era già stato scritto nel bando. Nella passata consigliatura la giunta aveva affrontato anche il problema dei centri estivi da allocare quello lo volevo approfondire, non se ne è parlato con il gestore, nello spazio verde che è nella disponibilità del Daily Train, che è anche abbastanza vasto insomma come possibilità. Su questo non abbiamo parlato con il gestore, mi riservo di farlo, non so se anche come commissione ambiente c'era qualcosa da dire. Per completare nel documento che è stato firmato, il gestore si assume l'impegno di mantenere, e tra l'altro è analiticamente riportato tutte le azioni che deve fare
il gestore per la manutenzione completa delle aree verdi. Su questo andremo anche a noi a monitorare se tutto è stato fatto nel passato, e comunque il gestore ha l'onere di curare tutta l'area verde, tutto l'Orcon. Se andate a prendere il documento, è analiticamente riportato lo sfalcio, le cose che lo potete ritrovare, quindi è anche onere e compito della commissione vigilare su questo. Però ecco, sulla locazione del centro estivo, l'altra volta, se non ricordo male, la giunta aveva tra virgolette bocciato la possibilità del centro estivo c'era stato un problema, anche per un problema di distorsione su altri bandi, su qualche cosa. Siccome il centro creativo va a bando, tu non puoi impedire a un'altra associazione che può partecipare al bando di indicare la propria area, perché non può essere precedente e dice fai il centro creativo, lo fai qui, che è stato fatto di qua, di là. L'ultima volta è stato fatto dal proponente Reghetti del Salice, perché c'era quello e quell'altro. Ciò non toglie che c'è qualcuno che, no, senza esclusiva possa pensare a fare il centro creativo lì, perché l'area verde c'ha anche i servizi, perché poi i ragazzi che vanno lì c'hanno, l'estate c'hanno pure la piscina, via, potranno utilizzare poco, però insomma per un centro creativo, visto che pochi va al centro creativo, soprattutto sono i casi sociali, magari spesso e volentieri è l'unica vacanza che si fanno i ragazzini, se c'è pure la piscina è pure meglio, almeno se vanno al bagno, che spesso tanti al bagno non vengono proprio. No, non proprio su questo nello specifico, però rispetto alla proposta che è stata formulata, diciamo questa apertura con questa disposizione delle 4 ore giornaliere e la possibilità degli istruttori è soltanto per gli istituti scolastici, giusto? Sì, per le scuole. Non c'è ulteriore apertura per altro tipo di utenza? No. L'altro tipo? O no? No, nel senso che la disposizione delle ore non è indicata all'orario mattutino, fino a 4 ore al giorno. Per non per l'orario mattutino, quanto piuttosto per la precisazione sull'istituto scolastico? Lui mi ha riferito che c'è già un interesse manifestato dall'istituto scolastico vicino per questo tipo di possibilità, e quindi tendenzialmente quelle 4 ore andrebbero a coprire le esigenze della scuola, ma non necessariamente, nella proposta non si parla di è aperto. Per cui se la scuola non le dovesse utilizzare tutte queste 20 ore a disposizione per 5 giorni lavorativi, alcune ore potrebbero essere utilizzate nel pomeriggio per altri tipi di attività. Ma il problema dell'istruttore quello lui l'ha messo come diritto dell'istruttore, indipendentemente se la mattina o il pomeriggio. Questo la proposta è quella. Il problema è che poi la scuola è tipo di esigenza, se la scuola non ha l'esigenza che riempie le 20 ore, allora approfondiremo e chiediamo per evitare sorprese sotto quel profilo. Noi dobbiamo evitare che scriviamo delle cose e poi non c'è all'atto pratico. Allora ci battiamo e poi non interessa nessuno. Infatti. Non è finito nessuno. Quello che volevo dire io, no? Scusate, finisci poi. No, prego, finisci. Sì, no, c'è un'altra proposta, diciamo, che parte anche da un'iniziativa, parlando con la Funari. Esiste sul territorio un'associazione che si occupa di contattare le associazioni sportive per integrare una parte di, diciamo, bambini disagiati, nel caso specifico questo diciamo esperimento lo fanno con i bambini rom, cioè di inserire un bambino soltanto, 2 al massimo, in un'associazione sportiva e operarne la integrazione. In genere l'associazione si fa carico di fornire il materiale che serve per praticare lo sport, quindi non so, la divisa piuttosto che la borsa, eccetera. Funziona molto bene, che io abbia capito, vengono accolti molto bene all'interno delle squadre, perché poi lo spirito del sportivo crea gruppo, quindi anche i genitori accolgono bene questa diciamo nuova entrata, in qualche modo è adottata da tutti. Può essere coinvolto il daily training in un'iniziativa di questo tipo? Io non so nello specifico come funziona e non ricordo il nome dell'associazione, quindi in questo caso andrebbe contattata l'assessore Barbara Funari e chiedere maggiori informazioni riguardo a questa associazione che esiste e che si occupa di questo. Il centro gratuità potrebbe sicuramente una soluzione del genere.
nel senso io non l'ho ancora immaginata, però era una cosa di cui si parlava, se c'è la possibilità. Io penso appunto delle... L'indicento gratuità li dava sostanzialmente in mano a noi, nel senso che... Devono essere in mano a tutti. Assolutamente, ci sarà il servizio sociale, il municipio, per voi a dirmi chi sono i soggetti nominativi e a quale corso verranno iscritti, perché chiaro che non li posso concentrare tutti su un corso, perché altrimenti me lo saturano. Però dislocando sulle varie attività, il judo, il karate, la ginnastica, quello che c'è, c'è la possibilità di distribuire questi sono verbali fotocopiati, allora li diamo. Grazie. Quindi questo tipo di iniziativa, venendo segnalata dall'assessore alle affari sociali, può sicuramente trovare collocazione in quella seconda parte, ma se la prima parte è più legata ad associazioni già strutturate che portano magari i bambini o la scuola o altre realtà, magari lì è un po' più difficile inserirlo. Sulle centrale gratuità sicuramente sì. Volevo fare una Buttarazzi, poi migliore. Allora, su questo disciplinare, io direi per sentire gli istituti scolastici, magari facciamo anche richiamo gli uffici sport che si interessi di vedere le varie adesioni, di cogliere le varie adesioni delle scuole. Prima di magari metterci al tavolino e vedere quante quello... scuole aderiscono, se gli fanno bene qualcuno quello... e tutte queste cose. L'unica scuola che può aderire è l'Ande. Vabbè, però noi invitiamo anche altri istituti scolastici, magari a qualcuno di loro non interessa, perché non c'è solo l'Ande, se magari infatti, qualcuno intorno, tipo la Sacchetto di Guadagno. Che ne so, Buttarazzi, io infatti la cosa che proponevo è vedete la stessa, invece andare a sentire tutte, sentire, no, andare così immediatamente in modo che non si perde tempo, sia la se interessa la cosa a Torre Vecchia, lì, tra l'altro su tutti i problemi che abbiamo trattato sulla dispersione scolastica potrebbe essere un'occasione per come progetto contro la dispersione scolastica, perché l'altro anno saranno menati i bambini, addirittura aggredivano un insegnante, c'erano stati tre ragazzini che ci stanno a far chiudere la scuola 2 anni fa, ti ricordi? L'altro anno si è ripetuto ma è stato contenuto, quest'anno non ho sentito niente, poi si è suscitato il ciclo scolastico e si è risolto da solo il problema, però ecco, sia quella che magari le tre di primavalle, no? 25 aprile, la Val Favara lì e a Maffi, quella intorno al quadrante intorno, perché certo a Balduina magari o Palmarola come ci portano, ma anche perché c'è come diceva il consigliere Modoni, c'è il problema del trasporto, quindi non vedo dura che li portano l'altro, anche perché se io lo dici dico sì però dice il Puma, capite bene, no, che non siamo in condizioni non è possibile, da sostenere nessuna attività. Però magari se l'istruttore di ginnastica magari, che ne so, a 2 ore vuole portare le... cioè non lo so, qualche cosa sì, magari però, si quelle limitrofe si può provare, però credo che potremmo scegliere subito sapendo, perché lunedì tra l'altro c'è un incontro proprio dell'assessore Funari con i dirigenti scolastici dell'Andersen, e con lei abbiamo già parlato dicendo intanto, poi sentirò anche io, però intanto sonda la situazione, perché se l'Andersen già potrebbe assicurare l'interesse per 70% di quelle ore, poi nulla ci vieta comunque di mettere sul sito e dare comunque comunicazione e informazione a tutte le scuole, perché uno vuol dire Balduina se lo fanno oggi, no, dare a tutti questa possibilità, però partendo da una certezza che c'è un interesse per il 50-60% di queste ore, perché sennò sport la Balduina che ti viene un'ora non ci importa niente. No, concordo sulla cosa. Non sottovalutiamo l'importanza comunque da offrire all'Anders come offerta formativa pure quella cosa, perché il recupero di quella scuola è stato fatto in modo importante in questi ultimi anni, perché però ormai è ventennio che sto qua, io mi ricordo com'era la situazione del quartaccio alla scuola Anders quando sono arrivato, passi da gigante con tutte le cose fatte. Questo è un ulteriore passo per l'integrazione e per il miglioramento dell'offerta formativa e dei ragazzi che la frequentano, insomma. Perché siamo anno scolastico avviato, quindi non sarebbe da sottovalutare pure l'importanza per l'Anders. Vedete adesso 2 ore per lo spostamento, io la vedo una cosa
attualmente in l'Anders che offre anche il suo servizio è appetibile per chi ce va agevolmente magari sforando di 10 minuti. No, vorrei ricordare per chi gli è sfuggito che noi per molti anni ci abbiamo avuto l'Anders che era vuota perché la gente da lì preferiva portarsi da altre parti piuttosto che portarla all'Anders per evitare che invece per il quartiere è importantissimo che i bambini vadano a scuola insieme così si frequentano le feste esterne e socializzano. Noi per molto tempo ci abbiamo avuto questi problemi, fortunatamente non esistono più, però con l'Under ci sono stati col quartaccio. Va bene. Per quanto riguarda, ecco, tornando all'area verde, ho ritrovato il punto del documento, gestione delle aree per tutta la durata dell'atto, il concessionario si impegna a mantenere a sue spese per la manutenzione di tutti gli impianti di arredo, nonché dell'area verde affidata secondo quanto previsto di seguito, ed è molto particolarizzata come vi dicevo prima, taglio del tappeto erboso eseguito con mezzi meccanici, raccolta e potatura di contenimento delle alberature, potatura delle siepi, raccolta dei rifiuti, svuotamento dei portelli, insomma tutto ciò che va fatto per un parco pubblico ed è in capo al concessionario, quindi noi credo che sia manutenuto, si dice così, per quello che ho visto quando ci sono andato, abbastanza bene, insomma, sta a noi come... L'aria è molto più bassa, io ad esempio... Cioè, sì, l'aria, c'è tutto il canalone sotto e arriva dall'altra parte, quindi c'è tutta un'area, non so se tutta quell'alberatura che è di fronte... Tutta la parte era l'articolo. Rispetto alla manutenzione, quindi evidentemente è parziale la loro manutenzione e non è su tutta l'area, addirittura c'è stata qualche richiesta di poter avere in gestione quell'area verde. Per quello che io faccio questo riferimento specifico, perciò andranno fatte valutazioni, perché se loro non sono in grado di farlo, a questo punto procediamo in un altro modo. Vabbè, ma sempre convenzione che però c'è una convenzione, loro dello stabilimento ci danno qualcosa più sugli altri servizi, loro lo devono fare, se li affranchiamo dall'aria verde, appunto, dico, si procede con altre valutazioni. Anche per me era una segnalazione, l'avevo detto anche l'altra volta in commissione che c'era il consigliere Ciattaglia per quanto riguarda la commissione ambiente, per quelle aree verdi, sia quella lì accanto al daily training sotto che quella che a cui facevo riferimento l'altra volta vicino a Via l'Arco Parco, quelli che stanno l'altro, credo che potresti informare, dovrebbero ricominciare i lavori all'Arco Parco, vediamo se sì, è vero. Però le segnalazioni che mi erano pervenute erano dovute al fatto che pare qualcuno in maniera diciamo spontanea si è andato lì a chiuderle con una catena e un lucchetto, per cui le persone che dicevano noi fino a ieri, anche se in cattive condizioni, potevamo usufruirne perché sono parchi pubblici aperti. No, c'è andata... Poi è arrivato qualcuno che le ha chiuse, sapere chi era stato. Voglio dire, quelli che devono fare i lavori, quello è il cantiere, sul cantiere deve essere chiuso. Hanno fatto bene a chiuderlo. Un cartello che diceva sta per iniziare il cantiere, cioè queste persone si vedono un parco, vabbè, poi ne parliamo in commissione ambiente. La gente ha ragione, però è pure vero che quello si deve mettere al sicuro, proprio perché c'entra la gente, se qualcuno si fa male lì, voglio dire, sì, ma qua non comincia, non è è comunque area di cantiere, che poi non faccio i lavori, credo che abbiano risolto i problemi che c'erano, informate così ma vediamo. Se poi comincia il cantiere, il cantiere deve essere chiuso, ma se non è allora è un parco chiuso, capito? Però sai, di fatto è il parco chiuso, però è pure vero che è stata assegnata come area dei cantieri. L'avete dato a qualcuno. Quello è la responsabilità da che firmo. Va bene, se non c'è altro, allora noi abbiamo acquisito tutti quei documenti che vanno allegati al verbale. Qui c'è la registrazione, quindi lo prende la signora Cirella per la verbalizzazione. Possiamo allora chiudere la riunione, io chiudo anche il registratore. Vuoi fare qualche